Il diavolo si ferma ad un palo dal pari, quello di Kodromaz nel finale di una gara, quella del Franchi, per interpretazione e volontà molto diversa da quella di Imola, ma dalla quale torna ancora a mani vuote. Finisce 2-1. Guidi consegna una maglia da titolare a Cisco ed Andrea, Soprano dietro al posto di Pinto e Viero in mediana con De Grazia e Arrigoni. Il Teramo parte anche bene, nonostante Perucchini debba subito mettere i piedi sulla girata ravvicinata di Paloschi. Mordini firma la pronta risposta biancorossa col sinistro da distanza ragguardevole, pallone alto. Parato invece il diagonale di Malotti, conclusione costruita con una ripartenza sull'asse Cisco d'Andrea. Sembrano essere i presupposti di una serata buona, che il Teramo però va a complicarsi dopo pochi istanti, quando Mordini lascia un buco alla Verone. Il numero 89 lo sfrutta e fulmina Perucchini e con la battuta di destro regala il vantaggio ad un Siena che proprio su quel lato farà davvero male. La reazione ospite è con la discesa di Cisco, che De Grazia liscia e Malotti non concretizza, ma è Perucchini a dover fare gli straordinari. Prima disinnescando un lob di Paloschi che quasi lo beffa a metà tempo, poi abbassando la saracinesca sul colpo di testa ancora di Laverone, su cui Mordini non riesce a chiudere. Sembra che la testa di Paloschi sul piazzato di Pezzella debba essere la chiusura della prima frazione, ma Mordini riscatta una prova filia opaca con il traversone che D'Andrea corregge anticipando terzi alle spalle di Lanni per l'1-1 e regala un finale con slalom di Cisco chiuso sul più bello ancora dal centrale bianconero. L'avvio di secondo tempo però regala un'altra doccia gelata al diavolo, sorpreso dal traversone tagliato di Guberti e deviato da Paloschi in maniera decisiva alle spalle di Perucchini. A questo punto Padalino cerca di proteggere il vantaggio, seppur minimo. Guidi inserisce Bernardotto e Rosso prima per Cisco e Malotti, Boà a metà frazione al posto di Viero. Il Siena si difende fino al minuto 85, quando trema, perché Kodromaz corregge il corner di Arrigoni e stampa il suo colpo di testa sul montante, che spegne le speranze del Teramo di arrivare ad un pari che forse avrebbe meritato. Secondo stop di fila e un'altra toscana alle porte, la Lucchese domenica pomeriggio, contro cui davvero stavolta non si potrà sbagliare.